Una donna di 60 anni è morta e altre 5 sono rimaste ferite ieri sera a Londra. Un attacco a colpi di coltello avvenuto nel pieno centro della capitale inglese. Arrestato l'aggressore, un 19enne con disturbi mentali, il movente terroristico è una delle possibilità all'esame in questa fase, ha dichiarato la polizia londinese. Per l'operazione in Libia, via libera per le basi e per i nostri spazi aerei, se richiesti, ha spiegato il nostro ministro della difesa Pinotti, che poi ha precisato. I raid condotti dagli Stati Uniti finora non hanno interessato l'Italia, né logisticamente né per il sorvolo del territorio. Sulle concessioni delle basi militari, dura critica del Movimento 5 Stelle, che parla di errore grave. È stata attirata in una trappola, poi aggredita e infine bruciata viva. È morta così Vania Vannucchi, 46 anni, l'infermiera di Lucca. Gli agenti della polizia hanno fermato Pasquale Russo con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo non voleva accettare la fine della storia. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è a Rio de Janeiro in vista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi in programma domani. Il premier ha inaugurato la sede della delegazione italiana e poi ha assistito all'illuminazione con i colori nazionali della statua del Cristo Redentore. Adesso aspetto gli ori dell'Italia. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La 7. Dunque, un ragazzo di 19 anni ha seminato il terrore nella notte londinese, un 19enne con evidenti disagi mentali, ha ucciso una donna a coltellate, una donna di 60 anni, ha ferito 5 passanti. È stato arrestato dalla polizia che, come accade ormai sistematicamente in questi casi, non esclude anche il movente terroristico. La prima segnalazione alla polizia è arrivata alle 10:30 di ieri sera, ora di Londra. Un uomo, diceva un testimone al telefono, si aggirava per le strade del centro, Russell Square, armato di coltello, minacciando i passanti. Quando, dopo pochi minuti, i primi agenti arrivano sul posto, ci sono 6 persone ferite. Una di loro, una donna di 60 anni, morirà poco dopo. L'aggressore viene bloccato con l'ausilio di un taser, la pistola elettrica, e arrestato. Si tratta di un 19enne. Per ora la polizia non ha fornito altri dettagli, ma sembrerebbe essere uno squilibrato, una persona con problemi mentali. Chiaramente, dicono gli inquirenti, nessun'altra pista viene esclusa, compresa quella terroristica. E con quello che è accaduto nelle ultime settimane in Europa, l'allarme in Gran Bretagna è scattato immediatamente. Le unità antiterrorismo stanno affiancando in queste ore la polizia metropolitana. Si cerca di capire se possa esserci un movente legato ad ideologie estremiste. L'aggressione è avvenuta a pochi passi dal British Museum, quindi nel pieno centro della capitale inglese. Soltanto poche ore prima Scotland Yard aveva annunciato che, alla luce della crescente minaccia legata al terrorismo islamico, era stato deciso di potenziare di 600 unità il numero dei poliziotti armati di pattuglia nelle strade della City, arrivato così a 2.800 agenti. Non ci sono dispacci dell'intelligence che ci avvisano di un attacco imminente, precisava il capo di Scotland Yard. A proposito dei fatti di Londra, la pista terroristica non è ancora del tutto esclusa, sto leggendo ovviamente un'agenzia, considerando che, come ha raccontato un testimone oculare, un presunto complice del presunto accoltellatore sarebbe stato visto lasciare la scena del delitto in fretta e furia su un motorino. Occupiamoci adesso della guerra in Libia con i raid statunitensi. Il ministro della difesa Roberta Pinotti ha confermato in aula al Parlamento la disponibilità dell'Italia di concedere, in caso di richiesta e se necessario, l'utilizzo delle basi militari. Finora, ha aggiunto la Pinotti, il nostro Paese non è stato impegnato in alcun modo in questa operazione portata avanti direttamente da Washington. Il governo italiano pronto a mettere a disposizione le basi militari agli Stati Uniti impegnati nei raid anti-ISIS in Libia. Ma dall'opposizione protestano il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, che chiede la legittimazione del voto del Parlamento per un eventuale ruolo italiano nelle missioni militari. Tutto nasce dalle dichiarazioni in aula del ministro della difesa Pinotti. Il governo è pronto a considerare l'utilizzo delle basi dello spazio aereo nazionale, dice, per una soluzione in Libia. Una accelerazione voluta dagli Stati Uniti. Il presidente Obama vuole dare una mano al premier libico Sarraj e, sulla base di una risoluzione ONU, è pronto a supportare le truppe colpite duramente dall'ISIS. Il ruolo dell'Italia, almeno sulla carta, è chiaro.
L'Italia fornisce solo i permessi di sorvolo, quindi le basi americane di Sigonella e di Aviano potranno utilizzare aerei e droni per le loro missioni in Libia. Non è previsto alcun coinvolgimento di militari italiani. Il Movimento 5 Stelle non ci sta, Alessandro Di Battista è durissimo contro il governo. Non dobbiamo farci percepire come nemici in Libia, dice, quindi sarebbe un errore enorme concedere le basi per i bombardamenti, una follia che rischia di ricompattare le fazioni libiche contro il nemico occidentale. Il governo va avanti e il supporto italiano, spiega il ministro Pinotti, è quello di consentire alle forze libiche di sconfiggere l'ISIS. Fonti delle commissioni difesa spiegano che il tempo è un fattore importante dal punto di vista di possibili ricadute sul fronte della sicurezza e sulla debole posizione di Sarraj nel teatro di guerra libico, ma dal punto di vista strategico e militare, fanno però notare fonti parlamentari, il termine di un mese ha poco senso. All'apparenza sono persone insospettabili, perfettamente inserite nel tessuto sociale, che però ad un'indagine più attenta, più accurata, più dettagliata si rivelano poi fiancheggiatori o sostenitori dell'ISIS. Quanto accaduto nel nostro paese a due uomini nei confronti dei quali sono state immediatamente adottate misure radicali. Era in contatto con tre imam a Genova, tutti sotto inchiesta: Mahmoud Irad, 23 anni, siriano, l'uomo arrestato ieri a Varese con l'accusa di terrorismo. Un foreign fighter, secondo la procura, pronto per andare a combattere in Siria col gruppo integralista e di matrice qaedista di Jabhat al-Nusra. Irad, famiglia molto osservante che avrebbe contrastato la sua deriva radicale, primo di 9 figli, era già stato in Siria nel 2015. A Genova avrebbe frequentato 4 moschee e sarebbe entrato in contatto con gli imam indagati, un albanese e 2 marocchini. Il religioso albanese avrebbe avuto una connessione anche con almeno uno dei 3 libici arrestati al porto di Genova lo scorso inverno e poi scarcerati. Irad, secondo i magistrati, aveva espresso propositi violenti e distruttivi, ma non ha mai dimostrato intenzione di colpire in Italia, come invece, secondo l'accusa, era nei propositi di Farouk Aktab, 26 anni, pakistano, operaio di Vaprio Dadda, vicino a Milano, espulso l'altro ieri dall'Italia. Aktab, già arrivato in Pakistan contro la decisione del Viminale, ha deciso di ricorrere alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il pakistano sembrava ben integrato, era stato anche capitano della nazionale italiana di cricket Under 19, ma secondo le intercettazioni avrebbe voluto compiere un attentato all'aeroporto di Orio al Serio o in un'enoteca. E secondo il ministro della giustizia Orlando sono almeno 300 gli islamici radicali detenuti nelle carceri italiane. Sono complessivamente 345 detenuti che provengono da paesi di fede musulmana, su un totale di circa 10.500, interessati dal fenomeno della radicalizzazione nelle carceri italiane. Questo l'inquietante dato fornito ieri dal ministro della giustizia Andrea Orlando nel corso di un'audizione alla commissione Schengen. Molti di questi detenuti islamici hanno festeggiato dopo gli attentati di Parigi, di Bruxelles e di Dhaka. Tra di loro ve ne sono 39 sottoposti al regime detentivo di alta sicurezza, essendo imputati per reati di terrorismo. Preoccupanti anche i dati che il ministro Orlando ha fornito sul traffico di esseri umani, che ha le più importanti basi operative in Libia. Ci sono elementi che fanno ipotizzare un ruolo dell'ISIS sulla gestione del flusso di migranti verso l'Europa. Una pista investigativa che ha preso corpo nelle ultime settimane e che ha richiamato l'attenzione del procuratore nazionale antiterrorismo Franco Roberti. Non ci sarebbero evidenze, ma un remoto sospetto di una centrale italiana che possa gestire il traffico di migranti direttamente dall'interno del nostro paese, mentre vi sarebbero canali di finanziamento del terrorismo attraverso le organizzazioni che fanno partire i migranti da Egitto e Libia, decidendo quanti mandarne in Italia, quanti in Grecia o altrove. Il sistema bancario italiano non è in crisi, secondo il ministro dell'Economia Padoan, che ha cercato così di fornire rassicurazioni sul difficile momento dei nostri istituti di credito. Il sistema bancario italiano non è in condizioni di crisi sistemica né è fonte di vulnerabilità per altri sistemi bancari. Parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Padoan, il quale in un'informativa di fronte alla Camera dei Deputati ha provato a rassicurare tutti sulle condizioni dei nostri istituti di credito, la cui stabilità finanziaria a suo avviso non è minacciata dai crediti deteriorati. Anzi, gli stress test condotti dall'autorità bancaria europea hanno confermato la resilienza dei nostri istituti ad eventuali shock. Unica eccezione MPS,
Asse, la banca più antica del mondo, è stata al centro dell'accesa discussione che ha visto le opposizioni contestare fermamente le politiche del governo. Padoan ha citato, tra i fattori alla base della situazione degli istituti di credito italiani, anche gli illeciti compiuti da alcuni manager, sottolineando come chi ha sbagliato debba pagare. Una frase che non è piaciuta al deputato del Movimento 5 Stelle Villarosa, il quale ha contestato il voto contrario da parte del Ministero delle Finanze dell'azione di responsabilità nei confronti dei vertici della banca senese. Poi la discussione si è spostata sul piano di salvataggio di MPS approvato venerdì scorso dalla Banca Centrale Europea e che prevede la cessione di oltre 27 miliardi lordi di crediti deteriorati al Fondo Atlante e un aumento di capitale fino a 5 miliardi da effettuare entro la fine di novembre. Ricapitalizzazione garantita da un consorzio di banche guidato da JP Morgan. Una pregaranzia in realtà, se verrà effettivamente esercitata sull'inoptato, dipenderà dalle condizioni economico-finanziarie del momento. Insomma, il rischio che poi sia lo Stato a doversene far carico, con conseguente coinvolgimento di azionisti e obbligazionisti come da normative europee sul salvataggio interno, non è ancora escluso del tutto. Un piano poco credibile e già bocciato dai mercati, secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta. Torniamo ora ad occuparci delle nomine ai vertici giornalistici della RAI, nomine che continuano ad alimentare critiche e polemiche. L'appuntamento in Viale Mazzini è fissato per le 10.30, ma il menù è già pronto. Le nomine RAI che il Consiglio di amministrazione voterà sono quelle già circolate in questi giorni e ufficializzate ieri. Mario Orfeo confermato alla guida del TG1, Ida Colucci al posto di Marcello Masi al TG2, Luca Mazzà al posto di Bianca Berlinguer al TG3, Andrea Montanari al GR Radio e Nicoletta Manzione al TG Parlamento. Il presidente della RAI Maggioni e il direttore generale Campo Dall'Orto hanno difeso nell'audizione alla Commissione di Vigilanza il piano per l'informazione presentato dal direttore editoriale Carlo Verdelli, annunciando che TV e radio avranno un progetto Nuove News. Ma la polemica politica è alle stelle, la sinistra PD all'attacco delle nomine ha visto però respingere dal presidente della Vigilanza Fico un documento formale presentato dal senatore Dem Fornaro che invitava i vertici RAI ad attendere un'espressione di indirizzo della Commissione. Parole al vetriolo arrivano da ogni parte, la vicenda RAI di questi giorni raffigura un PD pienamente partecipe dei vecchi vizi e questo non può essere il volto del PD, tagliacorto Bersani. Gli fa eco Roberto Speranza che sulla sostituzione di Bianca Berlinguer parla di una rimozione che ha il profumo della normalizzazione. Cuperlo rincara la dose, una brutta pagina, colpire il pluralismo è segno di debolezza, nemmeno Berlusconi osò tanto. Anche dalle opposizioni critiche durissime, Brunetta e Gasparri etichettano il premier Renzi come peggio di Erdogan e sulla stessa lunghezza d'onda la Lega Nord. L'Erdogan fiorentino ha lottizzato la RAI, a quando le purga seguirà la galera per i giornalisti non allineati, una TV pubblica così schierata non c'è mai stata. Sono 76 solo nel 2016 le donne uccise da mariti, compagni o ex fidanzati. A Caserta un uomo ha ucciso la moglie a coltellate. In precedenza era morta l'infermiera di Lucca, Vania Vannucchi, alla quale l'ex compagno aveva dato fuoco. Pasquale Russo comparirà domani o al massimo sabato davanti al giudice che deve convalidare o meno il suo fermo. Da due giorni è in cella nel carcere di Lucca, accusato di omicidio volontario, di aver ucciso Vania Vannucchi, di averle dato fuoco. I medici non hanno potuto fare nulla per lei, aveva ustioni sul 90% del corpo. Secondo una prima ricostruzione, Russo, 46 anni, infermiere, sposato, tre figli, non voleva accettare la fine della relazione con la Vannucchi, anche lei infermiera, separata con due figli, che in passato aveva lavorato con lui. L'uomo le avrebbe dato appuntamento davanti all'ex ospedale di Lucca, avrebbero discusso, le avrebbe gettato della benzina addosso e avrebbe appiccato le fiamme, poi sarebbe fuggito. È stata la stessa Vannucchi a fare il nome del suo aggressore, di Russo, ai passanti che l'hanno soccorsa prima di essere sedata. In un lungo interrogatorio l'uomo non ha ammesso le sue colpe e ha dato una versione dei fatti che gli investigatori definiscono fantasiosa. Ha raccontato di averla incontrata, di aver litigato con lei, di averla cosparsa di benzina, ma di non aver appiccato il fuoco. Sul braccio l'uomo però ha una profonda bruciatura. Lui ha detto che se l'è fatta diversi giorni fa, ferita recentissima, sostiene invece chi indaga. Nella sua casa gli investigatori hanno anche trovato gli abiti che indossava e che lui ha tentato di levare.
Le amiche della Vannucchi raccontano che Russo la tormentava da molto tempo, ma lei non aveva trovato il coraggio di denunciarlo. Ora si stanno analizzando i tabulati del suo cellulare. Il capo della mobile di Lucca lancia un appello. Chiedo alle donne che sono vittime di maltrattamenti di rivolgersi subito alle forze dell'ordine. E a Napoli le bande criminali continuano a contendersi la supremazia nello spaccio della droga a colpi di pistola. Un nuovo sanguinoso agguato, colpi di pistola in pieno, centro a Napoli e due morti nella guerra della Camorra per il controllo delle piazze di spaccio della droga nel capoluogo campano. Salvatore Esposito, 32 anni, e Ciro Marfai, 25 anni, entrambi pregiudicati, considerati esponenti di importanti clan camorristici, sono stati uccisi ieri pomeriggio vicino a Rione Sanità di Napoli, raggiunti da diversi proiettili mentre viaggiavano su due scooter insieme a Pasquale Amodio, 43 anni, colpito ma riuscito a fuggire quando un altro scooter li affiancati e due sicari hanno cominciato a sparare. La zona è quella di Vico Nocelle, una stradina stretta che collega il quartiere di Materdei con via Salvator Rosa, centro storico di Napoli. Non lontano da qui, a settembre di un anno fa, perse la vita Jenny Cesarano, 17 anni, vittima innocente di una faida che continua ormai da diversi mesi, l'ultimo agguato lo scorso 22 aprile e che vede scontrarsi senza esclusione di colpi clan in lotta per il traffico di sostanze stupefacenti. Secondo fonti investigative sarebbe questa infatti la motivazione dell'agguato di ieri, il tentativo di interrompere una riunione di due famiglie considerate un tempo rivali e che sarebbero state in procinto di accordarsi per gestire una delle piazze più importanti della Campania. Domani la cerimonia d'apertura dei 31esimi giochi olimpici di Rio de Janeiro, ieri la visita agli atleti azzurri, alla delegazione azzurra del premier Matteo Renzi. Un brindisi a casa Italia e poi tutti di nuovo in palestra o al campo di allenamento. Agli atleti italiani non sono concesse serate di gala a poche ore dal via, neanche se l'invitato è il Presidente del Consiglio. Qualche sorriso che stempera la delusione per la confermata positività ad un anabolizzante di Victoria Orsitoff, costretta a rientrare in Italia già ieri sera. Sono invece rimasti all'aeroporto di New York i bagagli di Sara Errani e Roberta Vinci, le due ragazze d'oro del tennis. Da parte sua, Federica Pellegrini non si lamenta degli alloggi del villaggio olimpico che ha voluto svelare sul suo profilo Instagram. Fichissimo! Grosso! In mano alla campionessa veneta sfilerà dopodomani la bandiera italiana, un onore dovuto a Fede alla sua quarta Olimpiade. Una in meno rispetto a sua maestà Michael Phelps. Gli atleti statunitensi lo hanno votato e sarà lui il portabandiera alla cerimonia d'apertura. Insieme a lui, con in pugno la Union Jack, ci sarà il tennista Andy Murray, campione olimpico 4 anni fa a Londra. Ancora nessuna certezza invece per l'ultimo tedoforo. Pelé deve liberarsi da due impegni con uno dei suoi tanti sponsor. E per sostituirlo si fa il nome dell'ex tennista Guga Kuerten, 3 volte re al Roland Garros. E chissà, forse anche i tedofori dovranno fare come la gente normale i conti con il grande incubo di questi giorni. All'ombra del pan di zucchero c'è un traffico davvero infernale, in grado di far perdere la pazienza pure a chi è animato dallo spirito olimpico. È una pazienza olimpica per affrontare questo traffico, è il caso di dire. Allora, vediamo in chiusura le ultime notizie che riguardano il calciomercato. In coda ad una trattativa lunghissima, la Lazio ha dato il nulla osta per consentire a Candreva di svolgere le visite mediche coi nerazzurri. Sono felicissimo, essere qui è un'emozione fortissima, volevo solo questo club. Sono state le prime parole di Candreva appena sbarcato a Milano. Indosserà la maglia numero 87, con la Lazio è stato chiuso l'affare a 22 milioni più 3 di bonus. Ancora viva invece la telenovela Icardi al centro del mercato nonostante le sue parole di fedeltà. L'Inter si sta muovendo per cercare di sostituirlo. Ci sarebbe un contatto con il Borussia Dortmund per Aubameyang, ma soprattutto dal Santos sarebbe in arrivo l'attaccante brasiliano Gabigol. Intanto per Icardi il Napoli ha dato un ultimatum ai nerazzurri e due possibilità. 60 milioni più bonus oppure 45 e il cartellino di Gabbiadini. Si tinge di giallo il futuro di Paul Pogba. Il francese sembra rassicurare il popolo bianconero sulla sua permanenza a Torino. Resto? Yes, risponde a due tifosi mentre si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a New York. Domenica è infatti atteso a Vinovo per riprendere gli allenamenti, ma tutto fa pensare che prenderà un volo per l'Inghilterra dove Mourinho lo aspetta allo United. Anche perché la Juve gli oltre 100 milioni della sua cessione li ha già in gran parte reinvestiti pagando la clausola rescissoria per Gonzalo Higuain. La Roma ha riscattato anche Salah dal Chelsea, mentre è sbarcato nella capitale l'ultimo acquisto Federico Fazio, il difensore argentino, dopo la trattativa definita con il Tottenham sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Sabatini adesso è sulle tracce di Darmian.
Prende forma infine la trattativa tra Juve e Cagliari per Hernanes. Per i sardi preso anche Borriello. E con questo è tutto, tra poco tornerà Paolo Sottocorona con gli aggiornamenti sul meteo. Vi ricordo che il TG La 7 tornerà con l'edizione delle 13:30. Grazie e buona giornata.